Ci rimangono 3 minuti. 3 minuti. Da dove comincio? È da un po' che faccio sempre questo sogno. Mi sveglio in una casa che non conosco. Incastrato nella vita di un'altra persona. Chi è? Perché vivo la sua vita? Cosa cazzo dovrebbe rappresentare tutto questo? Chi sono? Sono felice, sono triste, faccio del bene, sono uno stronzo, me ne frega qualcosa del prossimo. Ma in fondo a qualcuno gliene frega qualcosa. Non lo so, dottore, ma è come se la gente non avesse più tempo per fermarsi a riflettere. È come se ogni volta che deve uscire di casa si dimenticasse di tutti i problemi e delle cazzo di cose che non funzionano. Tutto per il terrore di dare l'impressione sbagliata. Tutto per le impressioni. Cristo santo, ogni volta che esco di casa mi devo mettere una maschera per non far vedere agli altri quello che provo. Ma di cosa cazzo abbiamo paura? Perché facciamo finta di niente? Il mondo là fuori sta bruciando un centimetro alla volta, eppure la cena si serve sempre alle 8. Questa normalità non ha senso. Vede, io lo so che questo tizio, questa persona in cui mi risveglio ogni volta, la pensa come me. Riesco a percepire la sua confusione e sono sicuro che lui riesce a percepire la mia ansia. Viviamo lo stesso dramma, insieme, ogni giorno. Cazzo, condividiamo lo stesso corpo, in pratica. Eppure non riusciamo a parlarci. Nessuno riesce più a farlo. Nessuno riesce più a chiedere all'altro come stai o tutto bene. Quando è diventato così dannatamente difficile chiedere se va tutto bene, merda! Io sono costretto a pagare lei per farmi fare queste domande. Io ho paura della risposta. E anche questa persona ne ha. Forse semplicemente non abbiamo tempo per pensare agli altri. È difficile averne per se stessi, figuriamoci per gli altri. Che cosa bizzarra il tempo. Mi ricorda la teoria dell'eterno ritorno, ha presente Nietzsche. Lui credeva che tutto quello che facciamo in questa vita, tutte le gioie, tutti i dolori, gli amori, i drammi, li rifaremo ancora e ancora e ancora all'infinito, in un'eterna ripetizione delle nostre vite, sempre uguale, sempre uguale. Ecco, forse è questo. Tutto questo l'abbiamo già vissuto e ce ne siamo dimenticati, per questo non ci preoccupa. Tutta questa sofferenza, tutta questa confusione, tutta questa incomprensione non hanno mai avuto un inizio né una fine. Sono cose già successe, che succedono e succederanno ancora. Quindi perché preoccuparsi? Che cosa strana il tempo. A proposito, a noi quanto resta? Ci rimangono 3 minuti.